5.000. Chi conosce un po' il patinaggio sa che fino a un paio di decenni fa, questi tempi, era un appannaggio di categorie ben superiori. Va bene, brava, va bene, sta lì. Falco Castorina. Serafin subito in controllo quando al passaggio sono, quando al passaggio mancavano 8 giri, al prossimo ne mancheranno 7. Suonerà la prima campana, dopodiché eliminazioni ad ogni giro, eliminazioni di un solo atleta, vale a dire l'ultima che transiterà sotto il traguardo. Sono in 16, 9 di loro passeranno il turno e approderanno in semifinale, in pratica questo è un quarto di finale, pensate, pensate ai quarti di finale delle 5.000 metri di eliminazione. Arriva il gruppo guidato da Leo da Castorina quando suona la campana e dal prossimo passaggio eliminazioni. Il gruppo è ancora compatto, ma sicuramente prima del prossimo traguardo ci sarà una qualche azione da parte delle atlete più accreditate, che sono appunto già nella prima parte del gruppo. Vediamo Castorina, Falco, Serafin. Queste atlete 13-14 anni in Italia hanno veramente raggiunto un livello altissimo, sia prestazionale che tecnico. Se chi ha un po' di occhio su patinaggio vede ragazze che patinano già benissimo con una tecnica molto evoluta. Al passaggio la prima eliminazione. Eliminazione, eliminazione, eliminazione. Stai bene in scia, stai bene in scia. ...301, 301. Valentina Orlandi, grazie. E a chi si fosse avvicinato qui al percorso, che è quello che gli sport motoristici definirebbero un percorso cittadino, nel senso che normalmente non è adibito alla pratica sportiva ma al traffico normale, sono in pieno svolgimento i campionati italiani di pattinaggio corsa su strada nell'ambito degli Italian Roller Games Riccione, Senigallia, San Marino 2021, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, la prima edizione degli Italian Roller Games. Nel frattempo le atlete sono già sul rettilineo finale. Ora, ora, piano, proprio alla, all'inizio del rettilineo di arrivo, e purtroppo sarà lei l'atleta eliminata. Facciamo un applauso, sfortunatissima, non ha potuto giocarsi la volata per l'eliminazione. Naya Longaretti, GP Mobili Cantù, sfortunatissima, risulterà eliminata nelle statistiche, nella storia resterà come atleta eliminata su questo traguardo, ma l'applauso è meritato, l'incoraggiamento per il futuro. Qualche accidente, giustamente qualche educata imprecazione da parte. E ora vediamo, sono già pronte, schierate in quattro file. Va bene, stai in scia Paolo, stai in scia. Traguardo di meno 4.
355 355 Alessia Di Muro, eliminata al passaggio di meno 4. Al prossimo dunque mancheranno tre giri e il gruppo è ancora compatto, un po' allungato ovviamente con Giulia Serafin davanti. Non c'è ancora stata un'azione decisa, ma semplicemente le atlete più accreditate, più esperte, caduta, più dotate, hanno imposto caduta. Un ritmo difficile da caduta. Sostenere per diverse altre che hanno la bambina del Ro dovuto Ro. Numero 355 355 fermarsi Alessia Di Muro 355. Grazie, ci hai messo mezzo giro, ma ce n'è una dietro, stai lì, stai lì. Ci vogliamo fermare per cortesia, grazie. L'atleta eliminata al giro precedente, fermarsi grazie, e poi invece l'eliminazione al passaggio è dell'atleta numero 204 Martina Cinelli della Cardano Skating. Meno 2 al passaggio e un'altra eliminazione sul rettilineo opposto a quello di arrivo, che abbiamo potuto constatare essere proprio in discesa, è un rettilineo in discesa che poi immette nella curva a poco meno di 90 gradi, poco più di 90 gradi anzi, curva sinistra, che le categorie superiori affrontano a velocità ben oltre i 45 km orari. Brava Cora, brava Cora, sei lì, scia! .429 429 Martina Berton, gruppo Cosmo Novale, eliminata al meno 2, al traguardo di meno 2, quindi suonerà la campana questa volta per l'ultimo giro. Grazie. Castoria, Falco, Serafin hanno tenuto sotto controllo la gara dal primo all'ultimo metro. Un occhio sempre alla coda del gruppo, ci dobbiamo concentrare sulla coda. Vieni su Cora, vieni su, vieni su. Che adesso c'è l'ultima eliminazione. 250 250 Giulia Michettoni, 250 Michettoni, grazie. E siamo al traguardo finale. 9 le ragazze qualificate. Questo sprint per il prestigio di vincere la batteria e per il posizionamento dell'ordine di partenza della semifinale. Allora, Falco sulla sinistra, eccole qua. Falco, Serafin, Castorina hanno dominato la gara dall'inizio alla fine.